Nella chiesa del Santuccio per la presentazione dell'apertura, grazie all'intervento dei Conservatori Riuniti e della direzione regionale della chiesa del Santuccio e di altri tesori nascosti di Siena. Quanto è importante l'apertura di questi tesori veramente nascosti e che rimangono un po' in una zona periferica come la chiesa del Santuccio, ma che sono di una bellezza enorme e incredibile. La Direzione Regionale Musei della Toscana, che io dirigo, che fa parte del Ministero della Cultura, ha in diretta consegna e gestione questi tre luoghi, appunto, come dice lei, meravigliosi ma poco conosciuti: la chiesa del Santuccio, la chiesa di Santa Maria delle Nevi e la piccola cappella del Taia. In questi anni la cronica è non risolvibile facilmente, mancanza di personale, non ci ha concesso di aprirli in maniera regolare, e abbiamo aperti solo per piccoli eventi, occasioni serali, ma molto poco. C'è uno strumento che è quello dell'accordo, diciamo, di partenariato pubblico-privato, una forma di accordo di valorizzazione previsto dal codice dei beni culturali, che ci ha consentito di entrare in rapporto con la Fondazione Conservatori Riuniti, che appunto ha la sede qui vicinissima al Santuccio e che abbiamo costruito insieme al Presidente Rustici, per far sì che appunto, grazie alla loro attività, al loro supporto, ai loro volontari, ai loro addetti, questa chiesa e le altre possano essere aperte, per adesso con una scadenza settimanale, poi vediamo in futuro, ma anche siamo aperte ad altre iniziative. Loro possono, anche noi e loro insieme, possiamo pensare di utilizzare questi luoghi bellissimi per ospitare presentazioni, eventi, altri concerti, il tutto nello spirito di valorizzare e di rendere accessibili appunto ai turisti, ma ai senesi forse per primi ancora, questi luoghi che sono in zone della città meno frequentate, ma che sono, come si vede, estremamente importanti e belli. Poi Santuccio è legato alla figura di San Galgano, quindi c'è tutto un tema che può essere sviluppato. E quindi sono molto felice, ringrazio la Fondazione Conservatori Riuniti per avere, devo dire, anche avviato questo processo, ma che poi abbiamo costruito insieme anche alla Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura, che ci ha dato lo strumento anche amministrativo, appunto questa forma di accordo pubblico-privato che permette di fare questo tipo di iniziative insieme. La convenzione prevede di portare tre gioielli di questa città fruibili a tutti i visitatori e anche ai cittadini. Era un progetto a cui miravamo da tempo, ci abbiamo lavorato a lungo e finalmente riusciamo a dare, credo, un valore aggiunto a quella che è l'offerta culturale e storica della nostra città. Questo noi ci auguriamo tanto, che contribuisca a far rimanere un po' più a lungo presso di noi un turismo direi, di cultura un po' più alta, e soprattutto che gli offriamo l'opportunità di rimanere con noi qualche giorno in più, di essere un po' più stanziale, diciamo così. Sì, parlato che ci sarà tutti i mercoledì accesso gratuito, ma in futuro potranno esserci anche altri giorni o sempre solo mercoledì? grazie della domanda. Sicuramente noi partiamo con il mercoledì perché vogliamo appunto garantire un'accoglienza, come dicevamo, di qualità, cioè chi viene in questi luoghi deve poter avere l'informazione il più ampia possibile. Sicuramente prevediamo di aprirla anche il sabato, ma a brevissimo tempo, e comunque ci tengo a dire che in qualunque momento, in qualunque giorno, si accettano noi visite guidate su prenotazione. I nostri uffici e i nostri numeri sono a disposizione per prenotazioni e aperture straordinarie. Si è parlato anche del legame con il mondo accademico da parte della Fondazione Conservatori Riuniti e anche per la qualità delle persone che come volontari e come stagisti daranno una mano per l'apertura di questi due siti. Sicuramente un'altra delle risorse importantissime che noi, in senso buono, non è che vogliamo trasformare gli stagisti universitari in lavoratori, però
posso garantire che già da tempo noi siamo in contatto con l'università attraverso una convenzione dove gli stagisti di area umanistica, soprattutto, come possiamo immaginare, sono lì con noi e sono persone di una qualità veramente alta, perché sono studenti degli ultimi anni di corso e che pertanto sono in grado di dare tutte le informazioni veramente di grande livello. Grazie.